La Serie D e i campionati di grado inferiore dilettantistici si adeguano all'evoluzione epidemiologica del Covid nel paese e accolgono un nuovo protocollo per la gestione, tra le altre cose, di partite e allenamenti. Nel frattempo la sosta voluta dal Comitato Interregionale consentirà alle società di smaltire buona parte dei positivi riscontrati al ripristino degli allenamenti, tornare ad allenarsi in gruppo a pieno regime e adeguarsi al protocollo stesso. Il ritorno in campo è fissato per domenica 23 gennaio, quando il Girone F disputerà la 17esima giornata. Antipasto di questo ripristino delle ostilità saranno i recuperi programmati per mercoledì 19 gennaio. Castelfidardo Notaresco, valevole per la nona giornata, il recupero del 6 gennaio era saltato per casi Covid tra i marchigiani, e Vastese Montegiorgio, valevole per l'11esima giornata, si sarebbe dovuta giocare lo scorso 5 gennaio, ma l'ulteriore rinvio è stato causato dal Covid nel gruppo squadra della Vastese. Ma restano forti incognite. La situazione contagi in casa aragonese non è stata ancora del tutto assorbita, mentre il virus ha rifatto capolino nel gruppo squadra del Notaresco, 6 i positivi in attesa di ulteriori test nelle prossime ore. Intanto, come detto, è stato diramato il protocollo per le attività sportive dilettantistiche giovanili, che è di fatto imperniato sulla misura del Green Pass rafforzato. Nel documento si contempla la necessità di uno screening iniziale da effettuare quando si ripristinano gli allenamenti, dopo periodi di sosta prolungata o dopo viaggi all'estero. Con essa l'anamnesi accurata circa eventuali sintomi e gli spostamenti effettuati, anamnesi che porterà a individuare soggetti nel gruppo squadra vaccinati o guariti dall'infezione e dunque in possesso di Green Pass rafforzato, e soggetti non vaccinati né guariti, sprovvisti di Green Pass rafforzato. Questi ultimi, finché non si doteranno della certificazione, potranno al massimo svolgere sedute individuali. Il punto chiave è che potranno giocare partite ufficiali, tornei e amichevoli, e potranno svolgere sedute di allenamento di gruppo solo atleti dotati di Green Pass rafforzato. Non solo, coloro che hanno la certificazione, una volta superata la fase di screening iniziale, saranno esentati per tutto il periodo di validità del Green Pass rafforzato dal doversi sottoporre a tamponi per partecipare alle partite. Chi resta senza Green Pass rafforzato non potrà svolgere attività né all'aperto né al chiuso.